E ora ci sono gli interventi in commemorazione di Pietro Ingrao. Do per primo la parola al deputato Gianni Cuperlo. Grazie Presidente. Forse solo la potenza della poesia, quella frequentata a lungo da Pietro Ingrao, potrebbe condensare in 2 minuti la ricchezza di un uomo che ha segnato una parte rilevante della sinistra italiana e della storia repubblicana. Basterebbe ricordare che fu lui a governare quest'Aula e con essa un paese turbato e scosso la mattina del 16 marzo, di quel 16 marzo. Ma noi non siamo poeti e allora la sola cosa che possiamo fare è non derubare quella vicenda umana, intellettuale e politica così unica della sua radice, che prima di tutto si è fondata sul legame tra la politica e il popolo, tra la democrazia e la lotta per restituire un potere sulla propria vita a chi non lo aveva. La dignità di ciascuno, insomma, esattamente ciò che il fascismo aveva travolto. In questo Ingrao è stato fino in fondo uomo delle istituzioni e della Costituzione, ma innanzitutto, lo ha rammentato ieri Emanuele Macaluso, Pietro Ingrao è stato un grande comunista italiano, dove l'aggettivo non è il dettaglio, ma la sostanza, perché senza l'aggettivo di quella biografia collettiva non si comprendono la grandezza e anche i limiti e gli errori. Ho letto in questi giorni il ricordo di chi lo ha conosciuto a fondo, Aldo Tortorella, Alfredo Reichlin, Luciana Castellina, il presidente Napolitano, ciascuno a modo suo ha come svestito l'amico e il compagno dai panni dell'eroe dubbioso e confinato in un racconto di astrazioni e sconfitte. Non è stato questo Pietro Ingrao, ma un leader della sinistra interamente compreso in una parabola di lotte e nella ricerca di un pensiero all'altezza di un tempo faticoso, eppure a volte formidabile. Forse è giusto dirlo anche oggi in quest'Aula, e dirlo significa alcune cose, vuol dire restituire al poeta l'onestà del poeta, avrebbe detto Saba. Pensammo una torre, scavammo nella polvere, solo una assoluta onestà intellettuale, poetica, avrebbe potuto condensare in un verso il destino di milioni di donne e uomini e il sogno collettivo di un riscatto, ma vuol dire anche restituire alla guida morale il tratto di una coerenza ostinata e la curiosità verso quanto era altro da sé, vedendo per questo prima e più lontano come fu su temi che oggi riempiono l'agenda degli stati o l'omelia universale di un pontefice. Chiudo. Così è stato, fino a passare la soglia simbolica dei 100 anni, un secolo intero vissuto e scavato. E allora, se toccherà agli storici e non solo a loro tornare ancora a lungo su scritti e scelte di Pietro Ingrao, io mi accontento di pensare che un grano di quelle sue passioni possa trovare un piccolo omaggio. Adesso, magari nel modo più imprevisto, perché Ingrao, e anche questo è stato ricordato, ha molto amato Charlot, l'omino simbolo di una certa purezza verso un mondo guasto. E se n'è andato Ingrao poche settimane dopo che la Banca d'Inghilterra ha annunciato che sulle banconote da 20 sterline l'economista scozzese Adam Smith verrà sostituito da un personaggio che ha dato forma al pensiero britannico. Tra le proposte più accreditate vi è quella di Charlie Chaplin. Chissà come finirà, però sarebbe bello se il secolo breve vissuto da Ingrao e dominato da un'economia non sempre pura facesse un po' di posto all'utopia dell'eroe più umile, che diventa storia. Anche per questo, alla sua grande famiglia, che saluto, che salutiamo, ai compagni, agli amici di una vita infinita e bellissima, io voglio rivolgere da qui l'omaggio e la gratitudine del Partito Democratico e di ciascuno di noi. Grazie, onorevole Cuperlo. E adesso do la parola alla deputata Marta Grande. Prego, deputata. Grazie Presidente. Commemorare Pietro Ingrao non è per me solamente una possibilità, ma
ma un autentico dovere morale al quale non voglio né potrei osare sottrarmi. Chi ci ha preceduto in quest'Aula, così come chi verrà dopo di noi, ha il dovere di comprendere quanto la democrazia, intesa nel più letterale dei significati, cioè come autentico trionfo della volontà popolare, debba rappresentare, senza tema di smentita, il fondamento del nostro agire politico, e il Presidente Ingrao, nel corso della sua vita, credo meglio di chiunque altro, ha saputo insegnarci l'importanza, il significato profondo della libertà, valore che spesso si apprezza solamente di sfuggita, come tutti i doni acquisiti che si sono ottenuti senza combattere direttamente. Prima di essere un partigiano ed un valoroso antifascista, credo sia giusto ricordare il più autorevole e tenace presidente della Camera della nostra storia come un sognatore, un uomo libero. Parafrasando una felice definizione di Fabrizio De André, quello di Pietro è stato un sentiero percorso costantemente in direzioni ostinata e contraria, rappresentato per